Buongiorno a tutti, oggi parleremo di distribuzioni. Perché parliamo di distribuzioni? Ma perché secondo me la distribuzione è il passaggio successivo del concetto di funzione. Molte persone pensano che la distribuzione sia una funzione, non lo è. Tocca. Quando è che si studia? Io l'ho studiata in analisi 3. Quando è che si studia la distribuzione? Di solito la studi quando fai studi di Fourier e quando studi probabilità. Entrambi sono temi a me cari e vediamo di vedere come questo, vorrei descrivere da un punto di vista pragmatico e filosofico. Voi direte o l'uno o l'altro, invece no, cercherò di approcciarli entrambi. Allora, intanto, che cos'è la distribuzione? La distribuzione di solito viene definita come il limite di una funzione, cioè voi siete abituati già, se, allora, se non sapete cos'è una funzione, vi consiglio, prendete il mio video delle funzioni, guardatevelo, perché sennò qua non si capirà un granché. Già una funzione definita da R in R, tipo non so, sen x, è già magari difficile di per sé da capire. La distribuzione è un passo ancora oltre, in cui una generica funzione viene definita come una successione di funzioni, no? Tipo potrebbe essere il seno di nx, oppure più interessantemente potremmo definire la delta di Dirac, che è proprio la più semplice di tutte, però è già incasinata di suo. Allora, la delta di Dirac viene definita, e adesso lo vediamo con un esempio, cioè la vediamo pragmaticamente. Qual è l'idea della delta di Dirac? È di prendere un brufolo e di renderlo infinitamente alto e infinitamente stretto, in modo da tenere fissa la sua area. Cioè, pensate, io voglio perturbare, voglio avere una distribuzione in cui su uno spazio molto piccolo assume valori molto alti. Ma cos'è piccolo, cos'è alto? Boh, boh. Allora definiamo una funzione che sia, allora nel modo proprio più semplice, più banale, potremmo dire che la funzione sia definita diciamo che questo intervallino piccolino, piccolino lo chiameremo epsilon, perché epsilon di solito è un numero piccolo, no? È definita da meno epsilon a epsilon. In questo intervallo è definita come qualcosa che adesso vediamo, e altrove è definita come zero. Allora, qua deve avere un valore che decidiamo noi, diciamo 100, 1000, però vogliamo che il prodotto base per altezza di questo rettangolo sia 1. Perché? Perché nel campo delle probabilità 1 ci piace molto. 1 è più figo di 5 ed è più figo di 0,5. 1 è il numero più bello che possiate avere. Allora, dato che la larghezza è 2 epsilon, sarà 1 su 2 epsilon. Potevo mettere 10, ma deve essere funzione di epsilon. Siete d'accordo che se diciamo che va da meno epsilon a epsilon, quindi a 2 epsilon, l'ho fatto per simmetria, potevamo anche andare da 0 a epsilon, e se volete lo faccio, ma è più figo secondo me se è simmetrico, e quindi viene 1 su 2 epsilon. Voi potevate definirla come una f definita, non so, da 0 ad a, come 1 su a, e altrimenti 0. Anche questo aveva sempre un'area unitaria. Quindi la figata è che stiamo creando una serie di funzioni, una successione anzi di funzioni, dove la prima è, non so, va da meno 1 a 1 e ha valore un mezzo. Ora la larghezza è 2, l'altezza è 1, l'area è 1. Poi ne creiamo un'altra un po' più stretta, non so, da 0,1 a più 0,1. La differenza è un quinto, è 0,2, quindi deve essere alta 5. Ah, wow, molto più alta. Qua è alta 0, è già 10 volte più alta di quella di prima. E l'area è sempre 1, 5 per 0,2 fa 1. Facciamone un'ancora più stretta. Allora, da 0,01 a 0,01, da più o meno. Quindi è 2 centesimi, deve essere alta 50. Wow! Ok, quindi questa mia funzione ha un'erezione, se ci pensate. All'aumentare di n, o se volete, al diminuire di epsilon, si alza sempre di più, si stringe sempre di più, ma l'area è sempre unitaria. Voi direte, vabbè, e a me che cacchio me ne frega? Perché credo che la domanda spontanea è a me che cacchio me ne frega di questa successione di funzioni? Beh, nella teoria di Fourier scoprirete che questa è la principessa, perché è l'autovettore della trasformata di Fourier, e già questo noi dice, sti cazzi, no? Cioè, nel senso, è importante. Però, quello, e secondo me, e qui veniamo alla parte filosofica, no? Che il mio amico Monade apprezzerà. La parte filosofica è che questa successione di funzioni, cioè le possiamo chiamare Tizio, Caio, Sempronio, però poi ho finito i nomi. Tizio, Caio, Sempronio, allora Tizio di 1, Tizio di 2, Tizio di 3, Tizio di n, le chiameremo Tizio di n, e all'infinito di Tizio di n viene una cosa altissima, strettissima, ma
Ma non esiste il concetto di infinito, cioè nel momento in cui vi fermate a n uguale a 1000 o 1 milione, avete una funzione. Ma non... se prendete questa funzione all'infinito si stringe, diciamo, se voi proprio voleste dire, ok, fisso n uguale a infinito, che funzione viene fuori? Perché questa è la tentazione, vi accorgerete che viene fuori una funzione del menga, una funzione di merda, una funzione che nessuno vuole. Quindi questa come distribuzione è interessantissima e lo vedremo perché. Ma se voi proprio non ce la fate, dite basta, fammi il limite per n che tende a infinito di questa funzione, beh, quindi per n che tende a infinito, supponendo che epsilon sia 1 su n, quindi vediamolo, la mia prima funzione è definita da meno 1 su n a 1 su n e a valore n mezzi. Giusto, prendiamo n come 1 su epsilon e altrimenti a valore 0. Ovvio che se stringo n all'infinito, il dominio, questa funzione vale 0 ovunque tranne che in 0, e in 0 vale più infinito. Quindi è una funzione stranissima, la disegniamo qua, che vale 0 sempre, e in 0 vale più infinito, qualunque cosa significhi più infinito. Che cacchio vuol dire più infinito? Da un punto di vista della derivata non ha senso, è una funzione non continua perché ha un punto di discontinuità in zero, quindi è una funzione veramente del menga, una funzione inutile. Dal punto di vista di Fourier, questa funzione è, se voi fate la serie di Fourier di questa funzione, viene la funzione zero, perché una delle proprietà delle serie di Fourier è che se la funzione scappa in un punto, essendo definita con degli integrali, un punto a peso nullo da un punto di vista dell'integrale, quindi il suo completamento di Fourier viene la funzione zero, zero di t. Che palle, noiosissima. Quindi abbiamo visto una funzione che se tu la studi come funzione è insulsa. Allora io vi chiedo, tenetevi in tasca il limite e non applicatelo finché quando ve lo dirò io, quando ve lo dirò io, e non lo applicate finché non ve lo dico io. Ecco, il bello della delta di Dirac, o il bello delle distribuzioni, è che hanno senso nel momento in cui tenete in tasca il limite e aspettate ad applicarlo. Aspettate, no? Perché quando un conduttore moroso dice ti prego, riesci a resistere altri 30 secondi? Ti prego, ti prego, ti prego. Devo applicare il limite. No, ti prego, resisti altri 30 secondi. E quindi voi resistete. Quindi prendiamo il limite di questa, chiamiamola delta con n di t, definita come delta la definiamo come da meno n a n, la definiamo come 1 su 2n. No, n mezzi, scusate. E altrove, bella la matematica, altrove vale 0, no? Chiamiamo questa delta con n e al valore di n, ma non definiamo ancora n, sappiate che è un numero grande a piacere. E a questo punto la utilizziamo dentro un integrale. Se questa fosse una carta di Magic, la delta di Dirac direbbe quando la creatura delta entra in gioco, sacrificala a meno che tu non sia dentro un integrale. Questa è la proprietà della delta di Dirac. Ora vediamo il limite per n che tende a infinito della delta di Dirac dentro a un integrale, per esempio un integrale definito da meno infinito a infinito, quindi la chiamiamo delta con n, e poi dentro ci mettiamo un'altra funzione, una generica funzione di t. Ora io non vi voglio tediare, ma è abbastanza facile dimostrare che al limite che n tende di n che tende a infinito di una qualunque funzione viene la funzione nel punto 0. Quindi la delta di Dirac alla fin fine è perché potete portare il limite dentro e alla fine viene che la delta non fa altro che svernare, sbiancare, azzerare la funzione in tutti i punti tranne che vicino allo zero, quindi viene un qualche cosa che è f in zero e, no, e zero altrove. E dato che l'area è unitaria, questa frustina vi seleziona la f di 0. Quindi delta può essere visto come un selettore, per cui è importantissimo nelle telecomunicazioni, nella teoria del campionamento di Shannon, eccetera, eccetera. E basta, ecco, questa è la proprietà fondamentale della delta. Le distribuzioni più famose che troverete nella vostra vita sono la delta, che io chiamo la regina delle distribuzioni, la funzione di Heaviside, che è il suo integrale, cioè 0 prima, 1 dopo, e un glitch, diciamo così, salta da 0 a 1 nel punto 0.
Ok? Adesso cerchiamo di fare un po' di filosofia spiccio. Uno dice, vabbè, hai definito la delta, ma la posso spostare a destra, a sinistra, la posso alzare o abbassare? Allora, ci sono tre operazioni che uno vuol fare con la delta e due di queste hanno senso, una di queste non ha senso. La prima è la traslazione a destra, voglio spostare la delta nel punto 5. Si può? Certo, si chiama delta di Tiemann 5. E praticamente questa, adesso ve la faccio in rosso, diventa questa. Ok? Sembra veramente un pene, sono d'accordo. Delta di Tiemann 5, quindi questa è la traslazione a destra e a sinistra. La possiamo alzare in alto e in basso? Boh, sì. Diventa delta di T più 5. Ma un bel chissene, chissene. La posso allargare, la posso strecciare sull'asse delle x? Ecco, questa è l'unica operazione che non puoi fare, perché lei è proprio definita come un limite di un qualcosa che la stringi il più possibile. Quindi se la allarghi, stai semplicemente ritardando il suo progresso. Ok? Quindi delta di t mezzi non ha proprio senso. Delta di t mezzi o di t quinti non ha proprio senso. La puoi fare, ma è sempre la delta. Ok? Proprio per come è stata costruita, è stata ingegnerizzata per stringersi sul punto zero. Quindi la puoi alzare, abbassare, traslare, la puoi moltiplicare, puoi dire io voglio che il suo glitch, voglio che la sua area non sia 1 ma sia 5, puoi dire 5 delta di t. Ovvio che il bello della delta è che può essere considerata una distribuzione di probabilità, è un po' come dire io sono un pistolero che spara su un bersaglio a distanza di 50 metri e la probabilità di colpire il centro è altissima, la probabilità di non colpirlo è bassissima perché io sono Robin Hood, quindi potremmo chiamarla la probabilità di colpire, questo è mio figlio, il centro di un bersaglio per un tiratore infinitamente bravo. Se sei scarso, la tua distribuzione sarà così. Tipo io sarò tipo così, Robin Hood sarà tipo così. Più sei Robin Hood, più si stringe, più diventa la delta. Perché sto dicendo io? Perché le probabilità, la somma delle probabilità in tutti i punti sul tuo dominio fanno 1, cioè qual è la probabilità che domani piova? 80%, che domani non piova? 20%, 80 più 20 fa 100. Se la probabilità che piovesse domani fosse del 120 e che non piova del 180, viene che la somma è 300%, dice, socio, sei proprio sicuro che qualcosa succede domani? Non è una probabilità, è un numero del Menga, giusto? Quindi cerchiamo di capirci. Nell'ambito delle probabilità, la somma di tutti i punti, questo più questo più questo più questo più questo più questo più questo, più questo da 1, che vuol dire che l'integrale della tua distribuzione in dt su tutto r è 1, questa è una delle proprietà delle. E quindi alle distribuzioni piace ereditare questo, perché se fai così lo puoi usare in probabilità. Se non lo uguagli a 1 ma lo uguagli a 10, non ci hai guadagnato nulla e ci hai perso. Quindi per convenzione si prende 1. Una funzione moltiplicarla per un decimo, perché la somma, l'integrale fa 10, dividi tutto per 10, è praticamente la forma è la stessa, sta solo un po' più schiacciata. Quindi vedetela come una convenzione, ma una convenzione intelligente. Quindi moltiplicare per 5 si può. Quindi la delta è quella che è integrale 1, 5 delta è quella che è integrale 5. La delta è la regina, 5 delta è un po'. È una regina che deve magari fare un po' di. O un re, siamo gender neutrali, però che deve fare un po' di sport, anche un po' di fitness. Perché le distribuzioni sono importanti? Allora, io credo che la distribuzione. Allora, innanzitutto, da un punto di vista filosofico, abbiamo scoperto che la distribuzione è l'estensione di una funzione che non ha senso nel campo delle funzioni. La figata è che voi potete ottenere la stessa delta usando delle funzioni di partenza diverse. Potete prendere, per esempio, il modo più semplice è tramite il rettangolo che vi ho detto prima, no? Il rettangolo che si stringe e si allunga. Ma potevate prendere un triangolo di area unitaria che si stringe e si allunga. Veniva fuori la stessa funzione. Potete prendere una gaussiana che si stringe e si allunga. Questo ai furieristi piace molto perché le gaussiane hanno un'energia minore. Quando vai nell'ambito di Fourier, ogni spigolo non ci piace perché uno spigolo ha infinite armoniche, giusto? Quindi nel campo del suono, della musica, eccetera, eccetera, del campionamento di Shannon, gli spigoli non piacciono, piacciono più le arcotangenti. Ecco, potevate prendere. Cos'è la derivata dell'arcotangente? Allora l'arcotangente fa tipo così. Sì, quindi la derivata dell'arcotangente deve fare tipo così. Ok? La figata della delta di Ra la potete integrare, la potete derivare. Ecco, qual è l'integrale della delta? È la funzione di Heaviside, la funzione scalina, la funzione più noiosa dell'universo. La derivata invece per me è una figata. La derivata della delta, se voi la fate, pensate che state andando in. Ricordate, per le derivate dovete pensare di andare in bicicletta. Allora,
qual è l'elevation di questa collina, di questa Albis Pass? 0000, poi qua comincia a salire piano, poi qua comincia a salire qua. Qua c'è il flesso, c'è il punto più alto. Qua siamo arrivati in cima, quindi la derivata è nulla. Qua c'è il flesso negativo, cioè il punto più basso, e qua piano 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 torna a zero. Quindi viene una cosa così, quello che io chiamo la funzione di battito cardiaco, o BC, o battito cardiaco carlessiano. Ecco, la derivata della delta, o la derivata della gaussiana è questa, la derivata della delta implementata come gaussiana viene così, e la derivata della delta è effettivamente, si può dimostrare, mi pare, è meno delta di t fratto t. È 1 su x, è delta di x fratto x, cioè la derivata della delta è come dividere per x, a meno, credo, del segno meno, potrei sbagliarmi. Comunque, se vi dimenticate, pensate sempre che sia un Everest e una fossa delle Marianne, oppure un battito cardiaco, come piace dire a me, no? E anche questa è una successione, prendete la successione del primo tipo, all'infinito viene tipo così, ma non ha senso se non dentro un'integrale. Ora, prendiamo l'ultima cosa importante delle distribuzioni, che è il loro comportamento con la derivata di Fourier. Allora, nel caso, con la trasformata di Fourier, chiedo scusa, nel caso ci siamo dimenticati, la trasformata di Fourier di una certa funzione del tempo è una funzione delle frequenze, quindi è una funzione, diciamo, in ni, ed è definita, se non ricordo male, come l'integrale di e alla meno i ni, dove ni è la frequenza, t per f di t in dt. Ora, un casino di definizione, ma la figata è che con la delta di Dirac, per esempio, la trasformata della delta di Dirac e alla meno i t per è un selettore del punto 0, quindi è f di 0 per e alla meno i 0 ni, quindi qualunque sia la frequenza ni, questo vale 1. Figata! Quindi stiamo veramente selezionando la f di 0 nella nostra trasformata di Fourier, cioè la trasformata di Fourier la trasformata di Fourier della delta di Dirac, ho sbagliato qua, la trasformata di Fourier della delta di Dirac è 1, perché è la delta seleziona questo e questo in 0 vale 1, quindi è 1, è la funzione 1, quindi, scusate, mi sono impappinato, magari la riregistro, quindi nello spazio dei tempi questo impulso, questa frustata, diciamo così, un impulso unitario, di area unitaria, nello spazio delle frequenze, o omega o 2π greco ni, quello che volete, è una funzione unitaria. Questo che cosa significa? Che un impulso di area unitaria nel tempo zero ha nello spazio di frequenze infiniti valori frequenziali, cioè ha una distribuzione uniforme di frequenze. Vuol dire che ha tante armoniche nella frequenza nulla, tante armoniche nella frequenza di 100 Hz, tante in 1000 Hz, e questo secondo me è difficile da capire. Quello che è più facile è il viceversa, cioè vi ricordate che la trasformata di Fourier è involutiva? Se non sapete Fourier, passate al prossimo video, ma la figata secondo me è la visione opposta, cioè prendete la funzione uniforme, cioè pensate nello spazio dei suoni, la funzione 1 di t, cioè una cosa che è sempre uguale. Questa qua che ho detto, questo che ho cantato è una sinusoide, quindi ho sbagliato. Pensate a un segnale che non cambia nel tempo, no? E che valga sempre 1. La sua trasformata di Fourier è una delta, la proprietà di involutiva della trasformata, cioè che la trasformata è la funzione stessa, a meno di un coefficiente moltiplicativo, a seconda di come la definite. Il che vuol dire, e questo è molto intuitivamente molto facile da capire, è quale armonica ha 100 Hz? 0. Che armonica ha 1000 Hz? 0. Che armonica ha 1 milione di Hz? 0. È sempre 0. Che armonica ha sulla prima armonica, sull'armonica di frequenza nulla? Infinito. Quindi questo vuol dire che ha infinita energia sull'armonica nulla e zero energia su tutte le altre armoniche. Par forza, come diciamo in ferrarese, non si muove, se non si muove vuol dire che non ha nessuna armonica. È una funzione senza armoniche.
Giusto. In campo continuo viene fatto con una delta di Dirac. In campo discreto vorrà dire che su zero ha un'armonica molto alta in un campo reale e qui ha 0, 0, 0, 0, 0. Ok? E questo secondo me è un altro modo di vedere. Adesso forse è stata un po' confusa come spiegazione, ma spero di avere spiegato come la distribuzione come concetto sia non una funzione ma un limite di funzione, un limite che ha senso, è un limite puntuale ma non uniforme, cioè è una funzione che non converge, è un qualcosa che non converge da una funzione ipso facto, ma è una cosa che converge in ogni punto da qualche parte, che è una convergenza più debole, secondo Cauchy. E, ha un significato fisico ben preciso, ma solo all'interno di un integrale, ok? Dovete pensare che è un limite che se voi lo calcolate vi si sbriciola in mano, ma è un limite che se lo tenete e aspettate di metterlo dentro un integrale ha tutto il suo potere. E questa è la cosa bella delle distribuzioni. Spero che sia utile. Fatemi sapere se era utile o confuso o se posso migliorare. Grazie di tutto.